Che la forza sia con voi. Siamo all'interno della sala qui a Treviso, il museo dedicato alla mostra di Guerre Stellari, una cosa veramente unica al mondo per tutti i fans della saga. È la mostra più completa di sempre, ma vi do qualche approfondimento. La mostra intitolata Guerre Stellari Play, la mostra sulla saga che ha sedotto tre generazioni, anzi spesso si generano spontaneamente emergendo da un sottobosco popolare e ludico che con difficoltà riesce a riconoscerne a posteri la propria paternità. Esiste dunque una sottile linea di separazione tra ciò che è pop art per definizione storica e ciò che diventa pop art per affinità elettive inconsce. George Lucas, per la rapidità di propagazione di un fenomeno di massa che nessuno si aspettava, è diventato forte di una narrazione semplice e lineare. È diventato, cioè, quindi un fenomeno mondiale che tutti noi conosciamo appunto da tre generazioni. Forse non è un caso che Star Wars sia nato negli stessi anni del punk, condividendone, per quanto sembra improbabile, le medesime modalità evolutive. Star Wars, un figlio dunque che si emancipa dal genitore diventando di possesso comune, una forma d'arte popolare che unisce almeno tre generazioni. Oggetti estremamente rari in gran parte mai giunti in Italia ed ora testimoni di un'epoca ingenue e stupefacente, talmente alieni nella loro geniale essenzialità da sembrarci giunti da una galassia lontana. Da Treviso è tutto, spero di essere stato di vostro gradimento, anzi speriamo, perché devo ringraziare tutta la mia troupe che mi segue sempre. Da Treviso è tutto, continuate a seguirci solo su L'Arte TV e che la forza sia con voi.